Ora lo sport con la 34esima edizione dell'Alfa Marathon Firenze Vivi Città. Quest'anno la gara ha avuto una forte valenza sociale. Si è corso per dire stop al bullismo. Sara Meini. La notizia sportiva è che è stato battuto il record della corsa. A vincere è stato il kenyota orvietano di adozione Daniel Ngeno con il tempo di 1:02:29. Ma le cose belle della Vivi Città sono certamente altre. Quasi 5.000 persone in una mattinata di sole splendido hanno partecipato alla manifestazione organizzata dall'UISP. In quasi 3.200 hanno corso la mezza maratona di 21 km, ma altri 1.000 hanno preferito fermarsi a 8 km e altri ancora hanno preferito la camminata. Muoversi vuol dire stare meglio con se stessi, socializzare, stare insieme alla gente, vedere una città bellissima come Firenze e quindi godere di una giornata fantastica sotto tutti i punti di vista. Come sempre non è mancata la solidarietà, protagonisti più di 100 bambini che si sono sfidati nella Tommasino Run, starter d'eccezione l'ex CT Cesare Prandelli, grande amico della Fondazione Bacciotti. Quest'anno il 2017 sarà un anno importante per la Fondazione perché arriveremo a 20 appartamenti da poter dare all'ospedale pediatrico Meyer, dove noi siamo gli unici referenti per le lungodegenze. Quindi è un impegno, è un progetto veramente voluto fortemente da me e da Barbara, ma soprattutto voluto perché purtroppo tante famiglie e tante persone ci chiedono la possibilità di un alloggio.